Green Energy Agricola SRL è specializzata in impianti fotovoltaici e solare termico per la produzione di acqua calda. Se vuoi vendere o affittare il tuo terreno di almeno 2 ettari di superficie, anche interessando i terreni limitrofi, comunicaci gli estremi catastali e verificheremo la loro idoneità per l'installazione di impianti fotovoltaici. Vieni a trovarci a Petrosino, in via Pio La Torre 138, oppure contattaci al numero 0923 98 58 58. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Massala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. A Brignani, apparecchi acustici. Punto ore preziosi, compro ore argento, vendita oggetti preziosi, da noi da 22 anni la migliore quotazione sul mercato dell'oro, massima serietà e trasparenza, a Marsala in corso Calatafimi 66 e in via Mazzini 2, e poi la grande novità per venire incontro alle esigenze della nostra clientela, in via Mazzini orario continuato dalle ore 9.30 alle 18.30, per info chiamalo 0923 72 10 55. OMVI, Officina Meccanica di Salvatore Russo, servizi di manutenzione e riparazione su veicoli di ogni genere, meccanica, elettrauto, oleodinamica ed impiantistica, sostituzione e riparazione pneumatici. OMVI, Officina Meccanica di Salvatore Russo, è in contrada Ponte Fiumarella 315. Tabaccheria e servizi di Gianluca Pipitone, articoli da regalo e ferramenta. Tutto quello che cerchi in una tabaccheria da noi lo trovi. In via Nazionale 328, Strasatti, Marsala. www.canale2tp.com, streaming H24. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 col nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo, come al solito, che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2tp.com, il nostro sito ufficiale, ma anche la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca, ancora morti nel canale di Sicilia, ancora un naufragio, 5 finora i morti che sono stati accertati. Un tragico naufragio è avvenuto tra Tunisia e Lampedusa, coinvolgendo un'imbarcazione proveniente dalla Libia. 5 morti sono stati accertati, altrettanti sono i dispersi, mentre si conta almeno 24 sopravvissuti. Le drammatiche notizie sono state riportate dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che ha anche comunicato che dall'inizio dell'anno sono già 215 migranti morti nel Mediterraneo. Nel frattempo la nave Life Support di Emergence ha effettuato un salvataggio di 52
due naufraghi in acque internazionali in zona SAR libica. La barca in difficoltà è stata individuata dopo una segnalazione di Alarm Phone e i soccorsi hanno permesso di salvare persone provenienti da Bangladesh, Siria, Pakistan, Egitto e Nigeria. Tra di loro anche una donna e un minorenne non accompagnato. Dopo aver concluso con successo l'operazione di salvataggio e aver comunicato alle autorità competenti, la Life Support è pronta a sbarcare nel porto di Catania con arrivo previsto per le 18 di oggi. Operazione antimafia della Procura di Caltanissetta tra Caltanissetta e Gela. Operazione antimafia della polizia di Caltanissetta che ha eseguito 55 misure cautelari in tutta Italia. L'ordinanza è stata emessa dal GIP di Caltanissetta su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di stupefacenti, reati aggravati dalla disponibilità di armi anche da guerra ed esplosivi. All'operazione hanno preso parte 500 agenti di diversi uffici della Polizia di Stato che hanno eseguito anche perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Sono 54 gli arrestati, mentre un altro indagato è attualmente ricercato. Quella di oggi è un'operazione particolarmente rilevante non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Emerge una cosa nostra che fa affari, tratta droga, notevoli disponibilità di armi e delibera di uccidere se necessario e anche per manifestare la sua potenza. Così il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca in conferenza stampa per l'operazione antimafia della polizia. Gela, ha continuato De Luca, ha una sua specificità su tutto il territorio regionale ma anche nazionale, un territorio dove vi sono due famiglie mafiose, Rinzi Villo ed Emanuello, e in più la Stidda. Le tre compagini criminali hanno raggiunto un'intesa, una pax mafiosa ormai da tempo, e anche questo è merito delle forze dell'ordine, perché quando le organizzazioni mafiose sentono la pressione da parte dello Stato tendono a compattarsi. Desta particolare preoccupazione, ha sottolineato il procuratore di Caltanissetta, la presenza di armi. Il territorio del distretto registra una quantità di armi assolutamente maggiore di qualunque altro territorio nazionale. Nel corso di questa operazione è stato sequestrato un ordigno esplosivo ed è emersa sia dalle dichiarazioni di un collaboratore che dalle intercettazioni la disponibilità di uno degli indagati di un Kalashnikov che, usato da persona che sa come usarlo, può anche bucare un'autovettura blindata. Emergono anche le disponibilità di pistole e un fiorente mercato delle armi. Bastano a quanto pare 2.500 euro per avere un Kalashnikov. Uno dei soggetti di maggiore caratura dell'operazione è Giuseppe Tasca, reggente della famiglia Rinzi Villo, un soggetto che ha espiato decine di anni di carcere. Questo conferma ulteriormente ciò che è stato detto in numerose altre occasioni, che tranne eccezioni rarissime da Cosa Nostra non si esce perché c'è una subcultura mafiosa e l'orgoglio di appartenervi. Continua così ancora Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta. Ci sono soggetti che dopo anni di carcere, uscendo, riprendono le attività sul territorio. Anzi, qualora vengono arrestati soggetti di livello non apicale, scontando anni di carcere senza battere ciglio e senza collaborare, escono con un titolo in più. È il caso di Giuseppe Tasca. Abbiamo indizi per ritenere che egli sia divenuto il reggente della famiglia Rinzi Villo di Gela. Questa operazione, ha sottolineato De Luca, conferma che Cosa Nostra non è mafia liquida, ma non è un comitato di affari. Sì, fa gli affari, ma c'è una riserva di violenza del DNA dell'associazione che è pronta a entrare in azione qualora le normali attività economiche non siano sufficienti. La riserva di violenza è sempre presente e Cosa Nostra non può che ribadirla se vuole affermarsi come associazione criminale. Da tutto il quadro generale emerge una Cosa Nostra che fa affari, tratta droga, disponibilità di armi e delibera di uccidere se necessario e anche per manifestare la sua potenza. Vi è anche oggi però la piena presenza dello Stato, abbiamo il controllo del territorio, dice De Luca, e lo dico con orgoglio. Spero che, tenuto conto delle priorità dell'ufficio che rappresento, è impegnato come è noto a 360 gradi sulle indagini delle stragi del 92 e sul controllo attuale del territorio, non manchino le risorse per far fronte a questo duplice impegno, assicurare l'incolumità dei cittadini e cercare di accertare quello che è successo nel 92. E un'altra operazione antidroga, questa volta a Messina, 10 gli arresti.
La polizia di Messina ha eseguito 10 misure di custodia cautelare in carcere con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Le indagini sono state avviate in seguito al duplice omicidio di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò, avvenuto il 2 gennaio del 2022 nel rione Camaro a Messina. Un messinese, ritenuto l'autore materiale dell'agguato, è stato poi arrestato a Rosarno in Calabria dopo 3 mesi di latitanza. Da questa indagine è emersa l'attività di un gruppo criminale del rione di Camaro che gestiva lo spaccio di cocaina, marijuana e crack e che ha portato all'arresto di 4 persone e al sequestro di circa 50 kg di droga, oltre che di armi e munizioni. Il clan si riforniva di droga dalla Calabria. Una coppia è stata fermata con 4 kg di cocaina in centro a Catania. 2 calabresi, ritenuti corrieri della droga, sono stati arrestati a Catania da carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Dante per spaccio di sostanze stupefacenti. Trasportavano quasi 4 kg di cocaina che, venduti al dettaglio, avrebbero permesso alla criminalità di incassare circa 300.000 euro. Gli arrestati, un 25enne pregiudicato e un 30enne, entrambi residenti a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, sono stati bloccati a conclusione di un'operazione di militari dell'arma nel rione San Giovanni Galerno. La coppia era sulla Fiat Panda e stava parlando con 10 ragazzi in sella 5 moto che avevano accerchiato l'auto alla cui guida c'era la donna. Secondo i militari dell'arma si stavano preparando a smerciare la droga. I carabinieri hanno bloccato la vettura, risultata noleggiata da un compaesano di 58 anni con precedenti di polizia dei 2 indagati e la coppia che era a bordo. In un doppio fondo ricavato nel portabagagli della Panda durante una perquisizione, gli investigatori hanno trovato 3 panetti di cocaina del peso complessivo di quasi 4 kg. Nel giaccone del 25enne i carabinieri hanno trovato 1.445 euro in banconote di vario taglio, sequestrati perché ritenuti provento dell'attività di spaccio. La droga è stata sequestrata, mentre 2 corrieri sono stati arrestati. Nasconde la droga in un cassonetto, ma viene scoperto dai carabinieri. A Messina un uomo ha tentato di nascondere un sacchetto contenente oltre 5 kg di hashish in uno dei cassonetti dell'immondizia di un vicolo appartato nel villaggio di San Filippo Superiore, ma è stato scoperto dai carabinieri e arrestato prima che potesse salire su un autobus e fuggire all'arresto. Protagonista della vicenda un 57enne che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, suddivisa in 50 panette, è risultata di una purezza tale da permettere di ricavare oltre 34.000 dosi da immettere sulle piazze di spaccio. L'arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri di Trapani controllano alcune aziende per quanto riguarda il lavoro. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani hanno eseguito controlli nei confronti di attività commerciali e aziende della provincia che hanno portato alla denuncia di 4 titolari per inosservanza delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare i titolari di una falegnameria e di un'azienda di allevamento di ovine e caprini non avrebbero redatto il documento di valutazione dei rischi, non avrebbero nominato il medico competente e avviato i lavoratori alla sorveglianza sanitaria, non avrebbero fornito ai propri lavoratori i dispositivi di protezione individuale e avrebbero messo il posizionamento della cassetta medica di pronto soccorso e dei dispositivi antincendio. Per ciascuna azienda sono state elevate sanzioni di circa 20.000 euro. Inoltre per l'azienda di allevamento sarebbe stata contestata anche la presenza di 2 dipendenti non in regola ed ulteriore sanzione di circa 6.000 euro. Ancora 2 aziende di commercializzazione di materiale in legno non avrebbero installato dispositivi acustici durante la manovra dei mezzi e avrebbero installato impianti di videosorveglianza privi di autorizzazione. Per ciascuna azienda sono state elevate sanzioni di circa 10.000 euro. Le elezioni amministrative in Sicilia si terranno sabato 8 giugno e domenica 9 giugno, lo ha deciso il governo Schifani, si vota particolarmente per quanto riguarda il nostro territorio a Mazara e Castelvetrano. Le elezioni amministrative in Sicilia si svolgeranno l'8 e il 9 di giugno, negli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Lo ha deciso la giunta regionale guidata da Renato Schifani. Sono 37 comuni che rinnoveranno i loro organi elettivi, 32 per scadenza naturale del mandato elettorale, 5 attualmente amministrati da commissari straordinari. Per quanto riguarda il sistema elettorale, 29 andranno al voto con il maggioritario, 8 con il proporzionale. Gli elettori chiamati alle urne per le comunali sono in tutto
rispetto a 484.218. Una scelta opportuna e di buon senso, dice il presidente della regione Renato Schifani. Abbiamo voluto l'Election Day, che permetterà di contenere notevolmente i costi, evitando così di gravare ulteriormente sui bilanci dei comuni. La scelta di accorpare l'elezione amministrativa alle europee, sottolinea Andrea Messina, assessore regionale alle autonomie locali, risponde a un duplice obiettivo: da un lato si riduce il disagio per i siciliani chiamati al voto, dall'altro si contiene la spesa. L'unico capoluogo di provincia interessato da questa tornata elettorale è Caltanissetta. Tra i comuni di maggiori dimensioni ci sono Gela in provincia di Caltanissetta, Mazara in provincia di Trapani, per la provincia di Palermo, Bagheria e Monreale. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 dalle 14 alle 22 e di domenica 9 dalle 7 alle 23. Il turno di ballottaggio eventuale per le elezioni amministrative si terrà domenica 23 giugno a partire dalle 7 fino alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Torna, dopo il grande successo della prima puntata, la musica dal vivo su Canale 2 con i Neo Melodici. Ritorna il grande appuntamento con la musica dal vivo a Canale 2 venerdì prossimo con i Neo Melodici per la seconda puntata di questa straordinaria trasmissione che ha suscitato grande successo nel corso della prima uscita, grazie alla presentazione di Ciccio Mira e di Franco Napoli. Tra gli ospiti ricordiamo Christian Michel e Silvio Rocco, grande successo di pubblico, grande successo di visualizzazioni per questa prima puntata dei Neo Melodici, e naturalmente sarà così anche venerdì prossimo a partire dalle ore 21 su Canale 2. Non mancate quindi a questo appuntamento con numerosi ospiti in studio, ci saranno tante sorprese, non mancate all'appuntamento con i Neo Melodici. Perché mi hai fatto innamorare? E non mi hai detto che era un gioco. Cosa vale la mia vita se tu mi manchi a poco? Green Energy Agricola SRL è specializzata in impianti fotovoltaici e solare termico per la produzione di acqua calda. Se vuoi vendere o affittare il tuo terreno di almeno 2 ettari di superficie, anche interessando i terreni limitrofi, comunicaci gli estremi catastali e verificheremo la loro idoneità per l'installazione di impianti fotovoltaici. Vieni a trovarci a Petrosino, in via Pio La Torre 138, oppure contattaci al numero 0923 98 58 58. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Massala nella via Giulio Ancaomodei 58. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre.
praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. A Brignani Apparecchi Acustici. OMV, Officina Meccanica di Salvatore Russo, servizi di manutenzione e riparazione su veicoli di ogni genere, meccanica, elettrauto, oleodinamica ed impiantistica. Sostituzione e riparazione pneumatici. OMV, Officina Meccanica di Salvatore Russo, è in contrada Ponte Fiumarella 315. Tabaccheria e servizi di Gianluca Pipitone. Articoli da regalo e ferramenta. Tutto quello che cerchi in una tabaccheria, da noi lo trovi. In via Nazionale 328, Strasatti, Marsala. www.canale2tp.com, streaming H24. Siamo allo sport, è ritornato in campo nel weekend il calcio femminile Marsala. Quinta giornata di pool promozione eccellenza femminile. Inizia CF Marsala Unime. Si fa prendere sul tempo e la palla adesso è dell'Unime. Può andare dritta verso la porta. Tira in porta la numero 16, mette in mezzo la numero 21, c'è la numero 9, finisce a terra Marcella Via, può tentare il tiro la numero 9, ci prova ancora la numero 37 che mette in mezzo verso Samantha Alcamo che può tentare il tiro. Alcamo prova il tiro. Bannino, è buono il pallone per lei, ma esce bene ancora una volta De Domenico. Riprende CF Marsala Unime. Parte Vita. Verso Donato che stava per perdere il pallone, infatti arriva anche la numero 7. Bannino cerca di entrare in aria, mette il pallone in mezzo verso Balul, perdono però il possesso. Tenta il tiro, un po' troppo alto. Parte diretta la numero 6, Donato è pronta, e blocca Samantha Alcamo, due tiri. Lotta la 21 con Claudia Bannino. Ci arriva Donato in un pallone abbastanza pericoloso che sembrava tutto fuorché questo. Subito battuta verso Balul, mette in mezzo rasoterra alla ricerca di una giocatrice del Marsala e poi tenta il tiro. Bannino, pronta la numero 11, fischia l'arbitro. Arianna Pisciotta diretta verso la porta, ma tocca il palo e la traversa. Parte la numero 9, il corner è buono, ci prova di testa Cristina Termine. Bannino prova, parte Samantha Alcamo verso la porta. Punizione per il Marsala, batte Arianna Pisciotta. È ancora buono il pallone che poteva entrare. Cerca proprio Altea Sciacca che tocca con la testa, poi pallone a Claudia Bannino che... Attenzione, c'era un'occasione per il Marsala. Riesce a tenere il pallone in gioco, attenzione, buona l'occasione, peccato per il Marsala. 2 in barriera davanti a Arianna Pisciotta, pronta a calciare la punizione, in mezzo, attenzione, buona l'occasione. Mette in mezzo la numero 26 verso Cucè, Samantha Alcamo nella barriera. Marcella Via si prende il pallone in faccia. Finisce CF Marsala Unime 0-0. Bene, io vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2tp.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani dove troverete approfondimenti, dirette e tanto altro, ma anche i canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi, per oggi è tutto, a voi tutti, buonasera.